Il presidente della regione Giuseppe Scopelliti è intervenuto questa mattina a Reggio Calabria nella facoltà di architettura alla tavola rotonda in cui si è parlato del tema prevenzione attraverso la conoscenza del governo del territorio. Reggio Calabria, centro storico tra due fiumare, nel corso della quale è stato pure presentato il volume Dentro al terremoto, curato dal Foro degli Avvocati di Cosenza. Il ciclo di seminari che stiamo organizzando vogliono rappresentare una risposta alle esigenze del bisogno di informazione specialistica avvertito dalle aziende calabresi. Finalmente la Regione, attraverso i diversi strumenti messi in campo, può garantire valido supporto ed assistenza specialistica alle imprese per affrontare una materia complessa come quella dell'internazionalizzazione. E quanto afferma in una dichiarazione l'assessore regionale all'internazionalizzazione, Luigi Fedele, commentando la chiusura del primo ciclo di seminari sul tema strumenti finanziari per l'internazionalizzazione delle imprese. Spero che Roberto Pannunzi inizi a collaborare con la giustizia, ma è molto difficile che questo accada perché ha troppi soldi a disposizione e troppi parenti. Lo ha detto Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria, intervistato da Duilio Giammaria e Benedetta Rinaldi a Uno Mattina, commentando il recente arresto a Bogotà del boss della cocaina. In questo momento il boss è rinchiuso provvisoriamente a Rebibbia, ha aggiunto il magistrato, ma pensiamo ad un carcere più sicuro, perché Rebibbia è troppo frequentato con troppa gente che va e che viene. Io stesso ho scritto per lui la richiesta di 41 bis. È necessario innanzitutto che vengano aperti i due penitenziari sardi pensati proprio per il 41 bis, che sono già completati ma mai messi in funzione a causa di contrasti politici. Mi dispiace profondamente che Maria Carmela Lanzetta sia stata costretta a dimettersi da sindaco di Monasterace, e quanto afferma in una dichiarazione il sindaco di Lamezia Terme Gianni Speranza. In questi anni, aggiunge, ho imparato ad apprezzarla e mi sento vicino a lei e alle altre sindache donne che rappresentano la parte migliore e più avanzata della Calabria. Vorrei tanto, conclude Speranza, che si creassero seriamente e concretamente le condizioni affinché la Lanzetta possa continuare nel suo impegno. La Calabria, nel suo percorso di rinnovamento e di riscatto, non può perdere il contributo e la passione del sindaco di Monasterace Maria Carmela Lanzetta. Lo ha affermato Don Marcello Cozzi, vicepresidente di Libera. Maria Carmela, ha aggiunto Cozzi, è una donna libera, coraggiosa ed una guida autorevole che ci auguriamo che ritorni sui suoi passi e prosegua il cammino. La sua maggioranza nel paese. Non bastano però la vicinanza e la solidarietà del giorno dopo. Dobbiamo stare al suo fianco con continuità, con responsabilità e condivisione. Il sindaco di Rosarno, Elisabetta Tripodi, in una nota esprime vicinanza e solidarietà a Maria Carmela Lanzetta, primo cittadino di Monasterace, che ha rassegnato le dimissioni. Si è trattato, ha detto la Tripodi, di un gesto estremo, di un percorso amministrativo irto di difficoltà e di solitudine. In questi anni, dice ancora Elisabetta Tripodi, la conduzione degli enti locali nel nostro territorio è diventata un compito difficilissimo che spesso sfianca anche le persone più combattive e resistenti. Il sindaco di Rosarno rivolge comunque l'invito a Maria Carmela Lanzetta a partecipare all'incontro con la Presidente della Camera Laura Boldrini, che si terrà a Rosarno venerdì 12 luglio, e con lei ai cittadini e alle cittadine della Locride, quale momento di condivisione con la terza carica dello Stato dei sentimenti e delle opinioni di una terra che ha in sé gli anticorpi necessari per reagire e manifestare tutta la propria forza. È Damiano Guagliardi della Federazione della Sinistra il nuovo vicepresidente della Commissione Consiliare contro l'Ndrangheta. Guagliardi è stato eletto stamani in apertura dei lavori della Commissione presieduta da Salvatore Magarò. Conclusa così la fase del riassetto dell'Ufficio di Presidenza, di recente, il 14 di giugno, era stata eletta segretaria dell'organismo la consigliera Tilde Minasi. La Commissione ha avviato i lavori della seduta con l'audizione del generale Antonio Rizzo, l'alto ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, che da febbraio guida in Calabria la stazione unica appaltante. Nel corso della seduta, aperta da una relazione del presidente Magarò, sono state previste, oltre a quella di Rizzo, altre significative audizioni, come quella dell'imprenditore Filippo Cogliandro, noto per il suo impegno civile per la legalità.
Cogliandro infatti ha detto no al pizzo, ha denunciato gli estortori del racket e non ha esitato a costituirsi in giudizio nel processo penale. Ai lavori della commissione, oltre a Magarò, Minasi e Guagliardi, hanno partecipato alcuni consiglieri come Giovanni Nucera, Gesuele Vilasi, Gianluca Gallo e Giuseppe Giordano.